Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di uno dei film che avevamo messo per le uscite di maggio, che è Godzilla 2, King of Monsters, nuovo capitolo del franchise, dell'universo dei mostri, Monster Universe. Il film è diretto da Michael Dougherty con Kyle Kendall, Vera Farmiga e Ken Watanabe. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Buongiorno, buongiorno Giulio, buona giornata a tutti. Allora, arriva l'estate e i film diventano sempre più leggeri, sempre più scanzonati e Godzilla era uno di quei film attesi perché il primo Godzilla del 2014, se non vado sbagliato, se non erro, aveva riscosso un gran successo e aveva dato il là a questo universo. In questo terzo film di questo franchise si tira un po' le file finali, cioè c'è il grande scontro. Tu che l'hai visto in anteprima, raccontaci anzitutto la storia, se di storia, trama se ne può parlare, perché mi sa che. Bravo, bravo. Questa premessa è indispensabile. Sì, no, c'è una storia che si collega alle storie precedenti, c'è un'agenzia, che viene definita l'agenzia criptozoologica Monarch, che è ancora tra i protagonisti, e naturalmente ci sono questi mostri enormi che provengono dalla cinematografia giapponese dei primi anni, boh, 50, Sì. 60, e che poi sono stati così presi, nazionalizzati dall'industria americana e fatti propri. Sì, il film non ha una vera e propria trama, nel senso che abbiamo ancora i personaggi che abbiamo visto nei film precedenti, che erano la famiglia che vedeva la scienziata, interpretata appunto da Vera Farmiga. Ricordiamolo, tra l'altro, gli attori sono anche molto, molto buoni perché abbiamo dei candidati agli Oscar, appunto Vera Farmiga, ma anche per esempio Sally Hawkins, che avevamo visto protagonista del film La forma dell'acqua. Quindi insomma il cast è molto buono, ma anche lo stesso Kyle Chandler, è un attore di quelli tosti che avevamo apprezzato in Wolf of Wall Street o anche in Argo. Insomma, ecco, sono in mezzo a una baracconata americana che, insomma, che non ha grandissime pretese se non quella di divertire. Che cos'è che è? I mostri sono lì, dormienti, sopienti, e la scienziata cerca di capire il perché e quale ruolo abbiano sulla Terra. Hanno un ruolo, effettivamente, la presenza di questi mostri ha un ruolo che non sveleremo e che insomma, tenterà appunto di salvare la Terra. Sembra strano, ma i mostri sono necessari per la salvezza del nostro bel pianeta. Naturalmente Godzilla sarà il protagonista principale, ma al suo fianco troveremo altri mostri di quelli noti come Mothra, come Rodan e anche Ghidorah, che è una specie di idra a tre teste che insomma ci darà filo da torcere a Godzilla fino alla fine. Allora, siccome questi film che personalmente mi piacciono un sacco perché hanno il semplice obiettivo di non tanto far pensare, ma farti divertire, proprio quando vai a vedere questi film dici io lascio il cervello fuori dal cinema perché mi voglio assolutamente divertire, vedere una, sì, una baracconata, ma altamente spettacolare. Ecco, il primo Godzilla a me era piaciuto, Gary Edwards, mi era piaciuto tantissimo. E già il secondo film Kong Skull Island con King Kong mi aveva un po' deluso. Questo capitolo com'è? Cioè ci divertiamo, ci sono botte, si menano. Ah no, sì, meno dall'inizio alla fine, io devo dire la verità, non è proprio il mio genere preferito e mentre lo stavo guardando mi ricordavo i film che vedevo all'oratorio da bambino, mi mancavano molto le gazzose alla menta e i gommoni che mangiavo all'epoca. Però ecco, sì, è un film decisamente semplice, dove i personaggi non sono delineati, non hanno un minimo di spessore.
l'azione arriva immediatamente, ed è pura azione. Sì, deve piacere questo genere, nel senso che c'è molto, cioè non c'è dialogo praticamente, ci sono dei momenti che insomma si dipanano anche in 20-30 minuti di soli e puri combattimenti, e i personaggi hanno, insomma, secondo me la debolezza di questo film sta nella sceneggiatura, cioè nel fatto che va bene il divertimento, va bene, come dicevi, le scazzottate, naturalmente stiamo parlando per metafore, con i mostri, va bene tutto quanto, però un minimo di trama che tenga assieme tutto il film è necessario. Io poi sono anche dell'idea che questi film debbano, poi non so, magari sono io che ho questa tendenza, ma debbano avere una certa ironia, cosa che manca assolutamente a questo film. E secondo me questo è il punto più debole, cioè nel momento in cui tu metti in scena dei mostri giganti devi saperci anche un po' scherzare, invece questo film si prende tremendamente sul serio. Quindi trasformando tutto in maniera un po', bisogna capire, in maniera pesante tutto il film, cioè non c'è la leggerezza del divertimento, ma c'è un po' la seriosità cos'è che il senso di questo scontro, di salvare ovviamente la Terra e quindi far trasformare... Sì, perché i mostri sono fondamentali per la sopravvivenza, per l'ecosistema, per la vita stessa degli uomini, cioè sono una sorta di anticorpo, questo è il senso un po' del film. Però ti dicevo, quello che a me ha lasciato un po' basito è che ci sono questi personaggi che entrano ed escono senza neanche una spiegazione. Per esempio c'è un personaggio che è stato messo apposta, poi è un personaggio molto leggero, cioè quello rappresentato da Thomas Middleditch, che chi segue le serie televisive lo apprezza perché è il protagonista di Silicon Valley, che è una serie televisiva molto molto divertente, che serve a stemperare un pochettino. In effetti all'inizio è quello al quale vengono affidate due o tre battute, poi a un certo punto sparisce. Ma questo non sto parlando, cioè, dopo 30 minuti, 40 minuti di un film di due ore abbondanti. Quindi, perciò, secondo me, è stato un po' raffazzonato da questo punto di vista. Poi gli effetti piacciono, il cervello si spegne immediatamente dopo 3 minuti, e quindi vai via con il cambio automatico e arrivi fino alla fine. Ti dico, io non mi sono divertito, perché a me non piacciono, perché io ho voglia che un film mi regali sempre qualcosa, anche nel momento in cui è dichiaratamente un film di serie B, e questo lo è, perché tutti i film di mostri lo sono, film di serie B tra virgolette, B-movie. Sì, sono proprio dei B-movie, sono degli omaggi a quel cinema che appunto io vedevo da quando ero un ragazzino e che mi esaltava, il film dei mostri, insomma. Il problema è che non so se, insomma, abbiano ancora un pubblico e se abbiano ancora un appeal, ecco. Ma quello lo dirà il box office. Diciamo che il risultato dei due film precedenti è abbastanza altalenante, a favore del primo un po' meno del secondo. Vedremo questo, se potrà dare il là ad altri eventuali capitoli, perché immagino che film del genere non abbiano una chiusura netta, giusto? No, assolutamente. Domanda retorica la mia. E ero curioso invece di capire come il regista Michael Dougherty se l'è cavata in un film del genere, che è un colossal a tutti gli aspetti, visto che lui è una filmografia abbastanza alternata, nel senso che il suo film precedente, che era Krampus, era uscito solo in home video e l'avevo trovato molto bello. Ha fatto anche film un pochettino più deboli, tipo X-Men, tanto per rimanere in tema di film che usciranno prossimamente, X-Men Apocalisse e Superman Returns, mentre aveva fatto il secondo X-Men, però come sceneggiatore. E qua come se la cava? Ma lui è un artigiano in mano ad una produzione che gli ha dettato un po' tutto quanto, i tempi, i modi,
non c'è la mano, non c'è modo di mettere mano ad un regista, o perlomeno hanno scelto un regista che non è probabilmente un regista di personalità e che riesce a inserire se stesso all'interno di un film del genere, perché non, la produzione probabilmente ha ritenuto che non fosse necessario. Hanno puntato sul cast, quello sì, cioè hanno messo dentro degli attoroni, perché sono attori molto bravi. Il problema è che neanche gli attori sono inseriti all'interno di uno script che possa permettere loro di poter dare il meglio di se stessi. Lui, insomma, va insomma, con una velocità, va a velocità di crociera, cioè sono film che obiettivamente potrebbe dirigere qualunque regista che abbia un minimo di senso del cinema. E quindi credo che insomma, la mano del regista non sia fondamentale, o perlomeno non si vede in questo film. Ho capito. L'ultimissima cosa è il film, è un film carico di effetti e molto colorato. Mi puoi dire, raccontare un attimino com'è il colore del film? Perché è una cosa che mi ha colpito tantissimo nei trailer, questi azzurri sparati, questi rossi sparati, una roba abbastanza un po' atipica, proprio l'uso del colore in maniera potente. Volevo sapere com'è in tutto il film, se è tutto così o no. No, beh, sono effettivamente l'uso del colore è molto buono. Bisogna vederlo, probabilmente questo è un film da godere appieno in un IMAX. Noi l'abbiamo visto in un bel cinema milanese, però che non rende probabilmente giustizia a quella che è la dote migliore di questo film, che è appunto la luminosità. Sì, hanno lavorato molto, probabilmente c'è un lavoro di recupero di quei colori un po' così, come si può dire, acidi degli anni 70. E in questo film sì, si vede, si intravede perlomeno. Probabilmente coloro che andranno a vederlo, a goderselo in un IMAX, ecco, forse questo è il modo migliore e probabilmente l'unico modo per vedere, per dare un senso a Godzilla King of Monsters. Dagli un voto? No, per me è un 4,5, 5, cioè per me è un film abbastanza inutile, ma ti dico, io non sono un appassionato del genere, quindi non riesco proprio a vederlo, cioè per me sono film che potrei vedere in un pomeriggio sdraiato sul divano, sulla televisione, ecco, dormicchiando, svegliandomi, insomma, non, questo per me, questo è il senso che do a questo film. Poi, insomma, io sono... Ho altre passioni e quindi insomma questo Certo, non mi ha convinto, ecco. va bene. Quindi diciamo che il film a Cinecittà non ha convinto granché, ma comunque vi invitiamo ad andarlo a vedere e eventualmente, se volete scriverci un vostro parere, fatelo pure nei commenti. Per questa recensione è tutto. Grazie Pierpaolo, ciao a tutti e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Cinecittà.